le tre otto dell'acqua sostenute dalla popolazione come simbolo, formano quasi un candelabro, che è il candelabro della vita, è anche il titolo del quadro, proprio come elemento fondamentale al richiamo dell'importanza dell'acqua all'interno delle comunità africane. Io adesso sarò veloce, così dopo ognuno può guardarsene liberamente e tutto il resto. Questo quadro monocromatico è stato uno dei suoi primi, ha le braccia alzate, il saluto. Perché il saluto? Perché come me e come tante altre persone che sono qui presenti, fortunatamente hanno avuto la possibilità di andare in Mozambico, una cosa che resta impressa è proprio che chiunque ti saluta, sempre col braccio alzato a salutare. E infatti questo è chiamato saluto perché è il benvenuto quando si va in Mozambico e penso nelle terre africane. Questo quadro si intitola L'universo di una voce, quello che dà il titolo proprio alla mostra. Come diceva Milena, questo è l'uomo goccia, la goccia che fa il viso, la persona, con le braccia alzate in richiesta sia di aiuto per la caduta dell'acqua e anche di ringraziamento perché l'acqua sta già cadendo. Vediamo delle donne che stanno piangendo di felicità perché comunque è arrivata l'acqua. E si capisce che è una festa anche perché ci sono dei drappi festosi sui due lati. Questi drappi rappresentano la festa. Sta vedendo un grande movimento dei ragazzi che portano le ottere, che rappresentano sempre la festa, e tutto si sta convogliando qua in centro per festeggiare l'arrivo dell'acqua. Un altro elemento simbolico di Antonio sono gli occhi. Vedete che qua non ci sono occhi, sono quelli tutti chiusi. Tante volte sembrano occhi tristi, ma non lo sono, perché sono semplicemente il risveglio. Quando c'è la musica, dunque vediamo qua uno strumento che è una chitarra, questo che è uno strumento molto diffuso in Brasile ma di origine africana, che è il berimbau, quello che si usa nella capoeira, anche un tamburo, vediamo un piede che è il senso di stabilità, dunque è una festa di stabilità per l'arrivo dell'acqua. Vediamo qua sempre l'uomo goccia che guarda verso l'alto e gli occhi aperti come un risveglio proprio della persona, dell'anima, per la musica che sta arrivando alla festa. Questo sempre è un monocromatico molto bello che parla di una guarigione. Vediamo qua sullo sfondo due persone malate, sono chiamati dei musicisti a suonare per tentare di guarirli a livello terapeutico, la musica come musicoterapia. E vediamo qua come delle gocce che si stanno sciogliendo in richiesta di aiuto per la guarigione di queste persone. Dunque sempre la goccia come fondamento, elemento di vita. Questo si chiama evoluzione spirituale. Vediamo una persona adagiata che è malata, qua sul fondo. Vediamo qua uno strumento musicale molto tipico del Mozambico. La persona contribuisce a suonarlo col braccio. Arrivano anche gli strumenti. Questo qua è la rappresentazione della civetta. La civetta è il mago, il curandero locale, dunque che sorveglia dall'alto. Però cosa succede? È già in atto una festa perché è già venuta una guarigione che adesso vedremo. Vediamo là anche una donna incinta che è il segno di prosperità, di continuazione della vita. Qua che stanno preparando da mangiare perché c'è una festa in atto, perché vediamo che la stessa persona si rialza e la ritroviamo qua, dunque guarita fisicamente, e la ritroviamo sempre come una rotazione in un'elevazione spirituale, dunque anche tramite la civetta, il curandero assume questa guarigione sia fisica che spirituale. Questa è una donna incinta, il marito e tutta la famiglia. Sempre all'alba, vediamo le luci trasversali. Questo è un problema sociale del Mozambico. Cosa succede? Che quando una donna deve partorire, soprattutto se torna alla foresta, deve compiere parecchi chilometri per tentare di andare in un centro di salute, che sono, se sono fortunati, incontrano un infermiere. Però si devono muovere con tutta la famiglia perché non possono lasciare a casa i figli, perché purtroppo il Mozambico è uno degli stati maggiori per la sparizione dei bambini per il traffico degli organi,
e di conseguenza devono muoversi con tutta la famiglia per il pericolo di un rapimento da parte dei bambini. E questo vuole rappresentare un po' questa piaga sociale. Questa è sempre la musicoterapia. Vediamo un gruppo di musicisti che suonano e vediamo qua una donna incinta con un occhio tranquillo, perché comunque le note musicali allievano il dolore probabilmente preparto, e dunque lei è tranquilla perché comunque sente la musica e si prepara per il parto. Queste sono delle giovani ragazze maconde, sono una popolazione del nord, si riconoscono per gli anelli che portano al collo. Qua vediamo, è molto stilizzato, hanno degli orecchini e hanno degli anelli sia sulle braccia che sul collo. Sono tutte qua di fronte, probabilmente la mattina gli alunni si preparano perché viene suonato sempre l'inno nazionale. E dunque è quasi un appello che viene fatto tutte le mattine in Mozambico. Questo qua parla del tema dell'immigrazione, un altro problema sociale del Mozambico. Vediamo sempre le luci, prime luci dell'alba, una torre che rappresenta la fortezza, la casa, una madre che, come diceva Milena, l'orizzonte, cioè questo è l'orizzonte dello sguardo, guarda dall'altra parte, con un bambino piccolo e tutti i figli stanno partendo probabilmente per il Sudafrica a lavorare nelle miniere. Questo è quello più deciso, questo si trattiene a stento, uno si volta, saluta la famiglia e questo che dice andiamo che è tardi. Si parte sempre la mattina perché la strada è tanto, bisogna arrivare sulla strada nazionale, prendere i mezzi pubblici e andare in Sudafrica. E questo è molto particolare. Non so come inquadrarlo. È grande. Prime luci dell'alba le vediamo comunque. Vediamo degli elementi, il pesce. Dunque, stiamo parlando di un mercato portuale. Adesso mi muovo un po'. Qua ad esempio vediamo una donna che si sta specchiando per andare al mercato, comunque si sta facendo bella per andare al mercato. Vediamo qua gli elementi, dunque stanno suonando a festa. Delle donne con gli orecchini che trasportano il pesce. Qua tutte delle donne, uno strumento musicale e anche qua degli strumenti musicali. Però pur essendoci la musica, gli occhi sono tutti serrati, non ci sono occhi aperti. Perché c'è un piccolo elemento di tristezza in questo quadro, che lo troviamo qua. Vediamo il piede che non è piantato a terra, ma è leggermente sollevato. C'è una giovane sposa che la riconosciamo dalla corona, triste, anche la madre è triste, perché il sole è già alto, però è triste perché probabilmente il marito non è ancora tornato dalla pesca. Lì escono con delle barchettine molto fatiscenti e il problema che muoiono in mare i pescatori è molto probabile. Dunque viene oscurata un po' la felicità di questo mercato dalla tristezza di queste donne. Questo vediamo un gruppo di donne in cammino, sempre con l'uomo goccia. Queste sono tutte donne che stanno andando a una festa di matrimonio. Lo vediamo perché c'è il piede con tutti i drappi a festa, dunque è proprio l'impostazione di matrimonio. E queste stanno tutte andando, vediamo l'uomo goccia, un'altra goccia qua, a festeggiare questo grande avvenimento che sta succedendo nel villaggio. Questo si intitola Il Saggio. Qualche volta gli anziani sono maltrattati in Mozambico, ma tante volte vengono considerati come una forza all'interno del villaggio. Vediamo qua un anziano, un'anziana diciamo, perché anche il sino e tutto il resto, che separa questo quadro in due. Dunque, qua ci sono delle otre dove c'è il cibo, l'acqua, la capanna, e qua la famiglia che sta andando dall'anziano a chiedere la distribuzione di questi beni, perché l'anziano è quello che sa distribuire equamente a tutta la famiglia tutti i beni che comunque il villaggio possiede, e dunque sono molto considerate all'interno di certi villaggi.
Adesso passiamo alle sequenze, alle ultime tre sequenze, che sono le sequenze fidanzamento, matrimonio e l'obolo. Sono tre momenti proprio di vita a un certo livello dei giovani mozambicani. Questo è un problema sociale, il lobolo. Come succedeva tantissimi anni da noi, che bisognava presentare una dote. Dunque, vediamo il piede, preparazione al matrimonio, il ragazzo appoggiato in attesa, che sta portando i doni e il tamburo per festeggiare. La ragazza che è gravida e sta richiedendo un valore maggiore. Perché è un problema sociale? Perché in Mozambico la famiglia dello sposo compra la sposa, dunque gli paga quello che è considerato l'obolo. E in caso di contenzioso e la ragazza va via, la famiglia della sposa deve ritornare allo stesso valore alla famiglia dello sposo. Ma tantissime volte non è in grado, di conseguenza anche la famiglia della sposa tenta di trattenere la ragazza al capezzale del marito. E dunque si trova schiacciata tra due famiglie che la rendono quasi schiava all'interno del suo nucleo familiare. Questo è il fidanzamento. Piede, il ragazzo, la ragazza che abbracciano il piede in preparazione al fidanzamento. Poi vediamo anche il padre triste, perché la figlia sta convogliando un matrimonio. Qua la famiglia di lei, qua la famiglia di lui. L'uomo goccia, buon auspicio. Questi fiori sono elementi che troviamo nelle capulane, il loro abito tipico, e dunque è una preparazione alla festa. Mentre lì vediamo il matrimonio, la differenza è che la sposa ha la testa coronata, dunque è il coronamento, dunque è il matrimonio. Molto più colorato, molto più festoso, sempre il padre triste, chiaramente, perché sta perdendo la figlia, però tutto questo qua rappresenta il matrimonio. Ecco. È tutto. Adesso ognuno può vedere tranquillamente, se vuole chiedere a qualcuno, ci siamo comunque, ci sono io, c'è Angelo, c'è la Laura, c'è Antonio, che comunque parla un po' italiano, chi vuole, perché ridi? Comunque rimane disponibile per le spiegazioni e tutto. Grazie. Un'altra spiegazione veloce, le noterete se guardate, sono quattro tecniche diverse. Una è fatta in sottofondo con la sabbia, certi sono fatti con la segatura, e poi sono fatti con le fasciature, no, eh? E poi con la carta igienica. Certo, ci sono anche sfumature fatte con la carta igienica. Sta a voi notarli e vederli. Ah, abbiamo anche il rinfresco, Antonio. Tappa. Se è pieno di acqua, c'è tappa. Acqua del nostro punto acqua. Ecco, esatto. Minerale e naturale. È l'ultimo sforzo, Antonio. Sotto tiro, ma si sposta un attimo. No, scusa. Non dovrebbe scoppiare, non è. Non credo che sia spumante, eh. L'ha sbattuto un po' però. Ricky, non è spumante. Guarda che non. Credo che sia spumante quello lì, eh. Almeno. L'altro è spumante. Vale. È una roba come dentro. Lì è secco e quell'altro è dolce. Io li metto qua per chi li vuole.